quem igitur Troiani in oppido posuerunt. Dal punto di vista grammaticale e della forma, quem è l'accusativo singolare del pronome relativo quique quod. Quindi si dovrebbe tradurre il quale complemento oggetto. Il suo referente, cioè il suo antecedente nella frase, è il nome a cui è riferito, è equum lignum. Notiamo che è distante rispetto al relativo. Il problema è il seguente: quem a inizio di frase introduce una subordinata relativa oppure no? Se fosse una subordinata relativa, dovremmo tradurre il quale che i troiani collocarono nella città, il quale cavallo. Ma una subordinata non è una frase indipendente, non è una frase autonoma, perché dipende da una principale. In questa frase la principale non c'è. Quem igitur Troiani in oppido posuerunt è apparentemente una frase conclusa. Come si spiega tutto ciò? Com'è possibile che un pronome relativo non introduca formalmente una subordinata relativa? Questa apparente anomalia, cioè un pronome relativo che non introduce una subordinata relativa, come avviene di norma, ha una spiegazione. Siamo in presenza del nesso relativo. Che cos'è il nesso relativo? La parola nesso significa legame. È una costruzione tipica del latino in cui il pronome relativo non introduce una subordinata relativa. Il nostro pedagogus Livius Andronicus continua nell'impresa disperata di far leggere Omero in greco ai due Scipioni, i quali, come tutti gli studenti, si arrendono alle prime difficoltà e invocano l'aiuto e la clemenza dell'insegnante. Il greco è però molto difficile, il povero Lucio è disperato. L'abbiamo letto, maestro, ma leggendo abbiamo incontrato molte parole greche difficili. Gli fa eco il fratello maggiore, anche lui non ha capito granché. Adiuvanos, magister, aiutaci, maestro. Quod semper facis, nam clemens nobis es. Soffermiamoci su quod semper facis. Qui abbiamo il nesso relativo. In genere il nesso relativo compare all'inizio della frase, ma non è questo l'elemento decisivo, discriminante. Per capire se si tratta di un pronome relativo vero e proprio, dobbiamo accertarci che introduca una subordinata relativa e che quindi faccia parte di un periodo in cui c'è una principale. Ebbene, queste condizioni qui non sono soddisfatte, perché manca la principale, quod semper facis, non c'è un'altra frase. Dunque, se manca la principale, siamo in presenza di un nesso relativo. Come lo traduciamo?